Credo sia una giunta forte, una giunta sperimentata, con tre innesti di persone di qualità, con esperienza amministrativa e politica importante, quindi credo sia una giunta forte, che continuerà a portare avanti il lavoro che è stato premiato dal 58% con il voto che ha visto al ballottaggio una percentuale più alta d'Italia del 58% a fronte della media nazionale del 51%. Io quando si è trattato di preparare le liste elettorali ho telefonato a molti tecnici chiedendo loro se volessero mettersi a disposizione della città candidandosi, perché credo che il primo esame che si deve sostenere non è quello del sindaco che sceglie un tecnico, ma sono gli elettori che giudicano i tecnici. Tutti i tecnici mi hanno detto che avevano impegni di lavoro, che avevano impegni che vedeva incompatibile addirittura con i tempi delle candidature. Per cui credo che, insomma, oltretutto questa dei tecnici, io credo che i tecnici sono i dirigenti, mentre poi la parte politica, colui che ha l'idea di quello che deve fare, deve essere una figura il più possibile politica. Questa cosa dei tecnici, che vanno a fare i tecnici insieme ai dirigenti, che sono super tecnici, super pagati, la trovo un po' una scorciatoia rispetto ai problemi politici. Le donne, in effetti avrei potuto trovare un'altra donna, ma in continuità ho confermato 6 i nonni della giunta e mi sono trovato a confermare una sola donna. Personalmente, in base al criterio, è stato quello che nel governo della città venissero riportate le percentuali del peso che ciascun partito ha in base al consenso elettorale ricevuto. In base a questo, la presidenza del Consiglio Comunale credo che tocchi al Partito Democratico.